Allora, amici, io credo che, termino davvero sulla parte più politica, tutte le questioni di cui oggi abbiamo parlato richiedono un atto di coraggio. Diciamo quasi tutte. Vabbè, dopo ne parliamo. Bene. Il problema mi fa finire. Vabbè. Perfetto. Benissimo, la ringrazio, però io adesso finisco il ragionamento, poi dopo se vuoi ci vediamo un caffè, ascolta. Il problema qual è? Il problema è che occorre un atto di coraggio. E l'atto di coraggio quale può essere oggi? L'unico atto di coraggio per me possibile è quello di prendere atto che il centro-sinistra ha offerto un'occasione ai cittadini. Il centro-sinistra dice primarie. Parli del Movimento 5 Stelle anche. Ma basta! Però, ora, parliamo anche del Movimento 5 Stelle. Non sono il Movimento 5 Stelle. Benissimo. Dovrebbe dire cosa faranno, 40 senatori e 80 deputati in Parlamento. Allora. Questo interessa a tutti. Perfetto. Io parto da un presupposto, rispetto molto l'opinione del signore. E però da me non avete sentito le discussioni tipiche della politica che leggete sui giornali. Lo dico perché sarebbe naturale venire qui e dire: allora, oggi ho letto i giornali e ho visto che il PDL dice questo, 5 Stelle dice quest'altro, il PD risponde, l'ITV. Signori, io parto da un altro presupposto. Io parto che ci siano delle questioni diverse su cui la politica si può misurare. Forse sono più noiose, ma sono le questioni centrali del nostro paese. Io credo che sia uno scandalo che la politica non si occupi della comunità. Oggi a Palermo una ragazza di 17 anni è stata uccisa perché ha difeso la sorella non dal delitto passionale, smettiamo di chiamarlo passionale, qualcuno lo chiama femminicidio, dal delitto infame. È il centesimo dall'inizio dell'anno, uno ogni due giorni quasi. 100 donne sono state uccise e la politica di queste robe non parla mai, però parla delle discussioni sul numero dei parlamentari, sul movimento, non me ne frega niente di stare a discutere delle questioni che stanno dentro le robe del palazzo. Poi faccio le primarie e cerco di parlare. Le primarie, se uno vuole, va, vota. Hanno messo delle regole, diciamo, un pochino più complesse rispetto al passato. Però se uno va, vota, fagli vedere le regole. C'era il pizzetto che ha spiegato bene, però fagli vedere le regole che la pizzetto le ha illustrate con molta chiarezza. Veronica. Adesso che finalmente è verde, faccio le stesse domande. Cioè, al posto di Rumini c'è Renzi. Un'altra celebrazione. Bene, no, dicevo che questa volta, adesso che Berlu è indietro nei voti come la stella, poteva vincere facile. E invece ti litigano in casa. E adesso sentivo che faceva tutte le regole, queste primarie. Ma lui dice, ho capito che va tutto bene per lui, tranne una cosa, che non si possono candidare i camperisti, 37enni, con qualche accento toscano, prendi da Bugs Bunny e la faccio da tutto. Per questo, tutto bene. Passi per i denti da Bugs Bunny, ma la faccia da tu mi ha messo in crisi. Entro in camper e canto Firenze, sarebbe la novella, ce la faccio colare, vabbè. Qual è il punto? Il punto è che le regole delle primarie comunque non impediscono alle persone di andare e di scegliere. Quindi adesso la questione è vostra, non nostra. Noi faremo uno sforzo per raccontare che tipo d'Italia sarà possibile costruire. Lo facciamo sapendo che siamo gli unici a non dover portare la giustificazione per ciò che non abbiamo fatto. Noi non abbiamo bisogno di portare la giustificazione come a scuola. Lo facciamo però assumendo uno stile di condotta. Vi ho detto, se noi vinciamo faremo quello che abbiamo detto. Sono segnali di cose, chiaro, è un evidente accordo
che noi prendiamo, perché mettiamo punto per punto delle cose da fare. Può piacere, non piacere, si può discutere, puoi avere delle cose su cui sei convinto, altre meno, però lo faremo punto e basta. Se noi perdiamo, io devo avere il coraggio di dire tre cose. Uno, se si perde si aiuta chi ha vinto. Non è possibile che uno che perde lascia il campo e se ne va al campo accanto. Non è possibile che se uno perde fa un partito per i fatti suoi. Non è possibile che se uno perde si fa la sua lista. Se uno perde ha perso. Qualcuno del mio partito quando perde dice: non è che abbiamo perso, abbiamo non vinto, che è meraviglioso. Ma noi invece quando si perde bisogna fare di dire si è perso. Seconda cosa, se perdi devi avere il coraggio di non chiedere premi di consolazione. Cosa vuol dire? Che nel corso delle vecchie primarie, riusciamo per mica a stringere, perché c'è questo adesso messo così, bravo, ancora posso. A parte Prodi che ha vinto, come è noto, a parte Scalfarotto che non ha chiesto niente, e la candidata senza nome che si chiamava così, e dal senso diciamo della scommessa, tutti hanno avuto il premio di consolazione. Fausto Bertinotti, 11%, premio di consolazione, presidente della Camera. Io non capisco perché ce l'avete con gli statisti. Clemente Mastella, meno del 5%, che gli fanno fare? Ministro della giustizia. Ha fatto il ministro della giustizia. Antonio Di Pietro, meno del 5%, ministro delle infrastrutture. E lassù in cima, guardate come ride, per forza, meno del 2%, ministro dell'ambiente, Pecoraro Scanio. Allora, questo volete che andare avanti nelle primarie del 2007 la Bindi, il vicepresidente della Camera? Vediamo, se no poi si litiga e non va bene. Se io prendo le primarie, io non chiedo nessun premio di consolazione, perché facciamo le battaglie per le idee. Lo dico qui, non farò parlamentare, non farò ministro, non farò sottosegretario. Se perdo le primarie, non mi vedrete a giro a cercare un posto di consolazione a Roma. Finché i fiorentini mi vorranno, farò il sindaco di Firenze, se no però ho l'ebbrezza mistica di tornare a lavorare, cosa che non è così drammatica, anche se va detta qualche cosa. Terza cosa, in conclusiva, prima dell'ultimo video, vorrei però che fosse chiaro che questo non è un invito a dire veto, mi spiego. A me è successo una volta in campagna elettorale a Firenze, avevo fatto un ragionamento analogo per le mie primarie, anzi ero stato ancora molto più duro, avevo detto: se vinco cambio Firenze, se perdo cambio mestiere. E trovai una signora fuori da un supermercato, molto carina, molto affettuosa, preparatissima sul programma. Sindaco, lei vuole fare il piano strutturale a volumi zero, cioè basta consumo di suolo? E io: eh sì, bella idea, bravo, perché è vero, le periferie sono state rovinate. Grazie signora, questa è presa, cioè, poi lei vuole fare mettere donne e uomini, sì, perché bisogna dare uno spazio alle donne, ben bravo, mi piace. Poi lei vuole aprire i musei fino a mezzanotte, la biblioteca delle operate, sì signore. Al quinto punto del programma, che ripeteva in modo fantastico, io ho detto: guardi signora, poi se vuole darci una mano, lì c'è il banchino dove prendono i nomi e i cognomi. E dice: no, ma io non l'avuto mica. No, perché lei ha detto che se perde le primarie va a casa e torna a lavorare. Sì, sì, ho detto, perché sempre bisogna smettere con questa logica dei posti nei consigli di amministrazione. Dice: bene, io condivido tutto il suo programma, mi piace tanto lei, parla proprio bene, l'ho vista anche in televisione l'altra sera, però siccome voglio vedere se è un uomo di parola, io non la voto e spero che non è. Anche no, nel senso che ci sta di perdere, si può perdere, se perdiamo rispondiamo con un sorriso. Ho visto qualcuno dice: se vince Renzi sarà una guerra.
la sua. Chi calma, sereni, tranquilli. Se perdiamo noi sarà un sorriso, non sarà una guerra, si può vivere con questa leggerezza la politica, però non è necessario votare per gli altri per vedere se davvero. Se siete un po' convinti, vi chiederei di dare una mano. Io non vi chiedo il voto oggi, vi chiedo di dare una mano, qualcosa di più. Vi chiedo di provare insieme a costruire un'Italia diversa. E allora, ci sono vari modi per farlo, però quando dico che c'è la richiesta di fare un'Italia diversa, significa chiedervi di riscoprire insieme qual è la vera passione che ci unisce. Quando penso al nostro paese, penso a una frase di Chesterton che dice che il mondo non finirà per la mancanza di meraviglie, ma finirà per la mancanza di meravigliati. Se ci pensate, l'Italia è questa cosa qua. L'Italia non finirà mai per la mancanza di meraviglie, rischia di finire per la mancanza di meraviglia degli italiani, che non ci credono più. Dobbiamo ridestarci insieme a quello che siamo davvero. E per farlo, l'ultimo video riguarda un pensiero che il presidente degli Stati Uniti dedica in un incontro in Arizona a una bambina che perde la vita in un attentato terroristico. La bambina si chiama Cristina. Lei era nata l'11 settembre del 2001. Nel gennaio del 2011, in una sparatoria, viene ferita una deputata democratica, si chiama Giffords. 5 persone muoiono, tra queste Cristina. Obama va nella sede dell'Università di Tucson e in quel luogo dice delle parole che vi prego di ascoltare o di leggere i sottotitoli, ti prego veramente di fare attenzione dove sono i sottotitoli e poi proviamo a chiudere insieme. Ma queste parole, credetemi, io le sento spesso, continuano a commuovermi come la prima volta. Amen. Imagine for a moment. Here was a young girl who was just becoming aware of our democracy, just beginning to understand the obligations of citizenship, just starting to glimpse the fact that someday she too might play a part in shaping her nation's future. She had been elected to her student council. She saw public service as something exciting and hopeful. She was off to meet her congressman, someone she was sure was good and important and might be a role model. She saw all this through the eyes of a child, undimmed by the cynicism or vitriol that we adults all too often just take for granted. I want to live up to her expectations. I want our democracy to be as good as Christina imagined it. I want America to be as good as she imagined it. All of us, we should do everything we can do to make sure this country lives up to our children's expectations. As has already been mentioned, Christina was given to us on September 11, 2001. One of 50 babies born that day to be pictured in a book called Faces of Hope. On either side of the photo in that book were simple wishes for a child's life. I hope you help those in need, read one. I hope you know all the words to the national anthem and sing it with your hand over your heart. I hope you jump in rain puddles. If there are rain puddles in heaven, Christina is jumping in them today. And
And here on this earth, here on this earth, we place our hands over our hearts and we commit ourselves as Americans to forging a country that is forever worthy of her gentle, happy spirit. Voglio che l'America si comporti bene, voglio che Trento si comporti bene, voglio che Firenze si comporti bene, voglio che l'Italia si comporti bene. Capite che non è importante chi votate alle primarie, non è importante la discussione sul Movimento 5 Stelle o sul PD o sull'IDV, è importante capire se siamo in condizioni di tornare a rappresentare una politica nella quale ci si fa carico di mantenere in vita i sogni dei bambini. Non si cede al cinismo degli adulti, non si cede alla rassegnazione di chi sta lì da troppo tempo, non si cede alla stanchezza di chi non ha il coraggio di credere che un paese possa essere degno della gentilezza e dello spirito felice di una bambina di 10 anni, che si fa eleggere rappresentante di classe perché crede nei valori dello stare insieme. C'è una dose di retorica, nessuno la mette in dubbio. C'è un grande elemento drammatico che sta alla base di questo intervento, nessuno mette in dubbio. Ma c'è un inno alla speranza, che è quello che io vorrei davvero condividere con voi, lasciandovi. Io non so come andranno a finire le cose, non lo so, non ho la più pallida idea di come tra un mese gli italiani voteranno. So che se scatterà un meccanismo di restituzione alla politica di dignità, allora la partita sarà possibile da vincere. Ma in ogni caso, che si vinca o che non si vinca questa partita, la vera vittoria sarà quella di andare casa per casa, via per via, strada per strada, a strappare dalla paura, dal guscio della paura, chi pensa che ormai tutto sia finito, a strappare dal guscio della paura una generazione rannicchiata. Io a 37 anni mi metto in gioco sapendo che per mille motivi sarebbe più comodo non mettersi in gioco. Signori, noi siamo l'Italia. L'Italia è il paese in cui chi perde, pensate alla Federica Pellegrini alle Olimpiadi, sembra finito. Sembra marchiato col marchio dell'infamia. Io credo che il vero marchio dell'infamia non sia per chi perde, ma sia per chi non ci prova, per chi ha paura, per chi non si mette in gioco. Per chi pensa che tocchi sempre a fortunarsi a fare una prima mossa. Allora, oggi, noi che cosa abbiamo da chiedervi e da offrire? Abbiamo da offrirvi una bozza di idee. Abbiamo da offrirvi il nostro entusiasmo. Abbiamo da offrirvi la nostra passione. Abbiamo da chiedervi di metterlo in gioco se lo volete. Fondate un comitato se siete convinti. Votate qualcun altro se non siete convinti. Date una mano ai comitati che già sono partiti. Studiate proposte specifiche e raccontateci che cosa avete da dirci di diverso rispetto a quello che noi abbiamo scritto. Ma fate un po' quel che vi pare, ma non lasciate perdere questa occasione. È un'occasione che anche dal punto di vista personale, e chiudo davvero, costa. Io lo dicevo scherzando a Bolzano, e l'ho detto anche a Verona quando siamo partiti. Ho avuto una brillante discussione casalinga con il mio figlio più grande. Io ho 3 figli, Francesco ha 11 anni, Emanuele ha 9 anni, Esther ha 6 anni. Francesco è quello meno convinto della candidatura alle primarie. Mi ha spiegato che stare 3 mesi lontano da casa non gli sembra una buona idea. E quindi lui mi ha detto che voterà per Bersani. Io ci ho parlato e ho detto: guarda Francesco, anche se fanno le regole a modo loro, te non ti fanno usare. Non l'ha presa bene, ma non è riuscito di portarlo contro Bersani lo stesso, segno evidente di un'incapacità di convincere suo figlio, questo depone al mio sfavore. Ma al di là delle battute e al di là della preoccupazione che naturalmente un padre ha di essere un papà assente, c'è però una forte convinzione da parte mia. Se riuscirò a far sapere a mio figlio
che il motivo per cui, insieme a migliaia di altre persone che stanno riaccendendo la speranza, che stanno stupendomi con il loro entusiasmo e con la loro dedizione, se riuscirò a spiegare a mio figlio che questa cosa qui non l'ho fatta perché dovevo piazzarmi in una poltrona, magari lo capirà tra un anno, forse tra 5, tra 10, non lo so. Se capirà che avevo fatto questa cosa perché è arrivato un momento in cui, quando il coraggio chiama, bisogna avere la forza di rispondere e non rintanarsi nella pendizia, beh, io avrò vinto la mia partita. Spero che tutti insieme potremo vincere una partita più grande, che è quella di ridare all'Italia l'orgoglio del passato, non c'è dubbio, l'orgoglio delle tradizioni, non c'è dubbio, la bellezza dello scontro del piccolo mondo antico, non c'è dubbio. Domani andremo anche a Brescello, nel luogo di Peppone e Don Camillo, ma vorremmo dare soprattutto all'Italia il senso che il futuro è possibile, il futuro è bello e soprattutto che il futuro inizia adesso. Grazie, buonanotte a tutti.